Dopo 75 anni dal martirio inizia la fase diocesana del processo di beatificazione per Don Alcide Lazzari. Qual è il significato e l'importanza di questo momento anche per la Chiesa aretina e per la nostra società? È un tema fortemente riflettuto in sinodo. La nostra identità qual è? Cosa si deve aspettarci dal popolo? Che cosa si deve aspettarsi dai presbiteri? Questo presbitero, uno dei nostri, senza neanche troppo pensare a sé, si è speso per il bene comune. Ecco, questo è il modello che noi vogliamo rilanciare. Venerdì e sabato il paese di Civitella si stringe attorno alla figura di Don Alcide Lazzari, 75 anni fa ucciso dalle truppe naziste. Lei è testimone oculare di quello che è successo, uno dei tre testimoni ancora in vita. La sua vocazione in un certo senso è nata anche proprio da quel momento terribile. Lei ha avuto anche modo di dire che il processo che sta iniziando è molto documentato, molto circostanziato, che quindi ha anche buone possibilità di andare avanti. Quali sono le prospettive che si aprono da questo momento? Intanto noi ogni anno celebriamo da 75 anni in modo continuo il 29 giugno come la giornata del ricordo dell'eccidio e quindi al centro ci abbiamo sempre messo la figura di Don Alcide perché vediamo in lui come anche il rappresentante di tutto quello che è successo, anche delle vittime. Le vittime sono quelli che furono uccisi, le vittime furono le vedove, le vittime furono gli orfani e tutto il nostro paese che fu distrutto fisicamente e moralmente. E quindi io auspico vivamente che Don Alcide sia dichiarato beato, dando così anche una risposta a quello che è il senso sfidei si chiama, il senso della fede e il senso del popolo, il quale in questi anni l'ha pensato e ha pregato sempre così come è ampiamente documentato, sia dalla porta in bronzo in cui lui è accanto a Gesù, buon pastore, sia il ricordo che di lui sia nella sala della memoria, conservando i suoi ricordi preziosi. Ora, il momento primo importante è il procedimento che si ha in diocesi, il quale non viene in questo momento improvvisato. La cosa in gran parte è stata anche studiata con documentazioni, c'è il permesso della Conferenza Episcopale Toscana e c'è soprattutto il permesso della Santa Sede, la quale indica che la strada è da percorrere. Poi, dopo il processo diocesano, il tutto verrà portato a Roma alla Congregazione dei Santi e lì sarà accuratamente esaminato e speriamo che il Papa lo possa dichiarare veramente martire. Lei ha raccolto testimonianze in questo periodo molto importanti e anche con una sorpresa sono state ritrovate alcune reliquie custodite da una zia di Don Alcide. Sì, la famiglia, i discendenti, ormai si parla del pronipote, mi hanno consegnato questa preziosa reliquia ritrovata fra le loro cose che hanno donato appunto all'intera chiesa diocesana affinché tutti diventi patrimonio di tutti come il santo vuole essere. Cos'è che l'ha colpita maggiormente di questa fase? Mi ha colpito molto il rivivere, il ripercepire la vicinanza, nonostante siano passati tanti anni, del martire e la sua eredità che è molto attuale, che ha il potere di ravvivare in noi appunto quel coraggio e quella voglia di donarci per Cristo agli altri, come appunto Don Alcide ha fatto. Lei ha detto che a 75 anni da quei fatti ancora la notte sogna quello che successe, che ancora si ricorda l'odore del fuoco, dei corpi bruciati. Ha detto che questo processo, questo inizio del processo, è stata anche occasione per confrontarsi con gli altri superstiti, avete scoperto delle cose in comune di quel giorno. Sì, non solamente io quello che dico di me, specialmente in questi ultimi giorni ci siamo comunicati anche con gli altri, perché una delle cose che ci ha un pochino caratterizzato è anche la sobrietà.
sia la sobrietà della nostra comunità e anche la sobrietà delle nostre persone. Però ovviamente in questo momento questo avvenimento ci ha dato la possibilità ancora di parlare ulteriormente e di manifestare i nostri sentimenti. Vediamo che tutti abbiamo i medesimi sentimenti, che dietro ci portiamo il dramma, che la notte lo sogniamo, che certe sensazioni che provavamo allora ci accompagnano per tutta la vita. Lei quando scappava dalla chiesa con sua madre verso il bosco dove sentiva le pallottole che la inseguivano, ha iniziato a vedere anche alcune già persone uccise. Prima abbiamo, da fermi abbiamo assistito a tutta la parte dell'eccidio che avveniva a pochi metri da noi, c'era le mura che ci dividevano, ma si sentiva tutto, le urla, le imprecazioni, la strage che avveniva per oltre 2 ore. Poi le prime persone che abbiamo incontrato purtroppo era una famiglia la quale aveva la moglie, marito medico e 4 figli. E abbiamo incontrato in pigiama, in camicia da notte, perché il babbo e il marito e babbo, tutti e due, erano stati il babbo della signora e il marito e padre di questi figli, li avevano uccisi nelle loro braccia praticamente. Poi c'è anche questo aneddoto di Don Alcide che nei giorni precedenti il suo martirio ha detto: qualcuno dovrà prendere il mio posto. Lui, qualche giorno prima della morte, ci disse: desidero che quando sarò morto uno prenda il mio posto. E io ascoltavo queste parole, ma non pensai allora in un modo diretto che fossero rivolte a me, però dopo i fatti, dopo il martirio, dopo il fascino della sua figura veramente eroica, io ho pensato che forse queste parole mi erano rivolte. E allora ho sentito che il Signore mi chiamava a diventare prete, e su questo poi con grande serenità, grande gioia, ho seguito questa strada, sempre avendo però un punto di riferimento in Don Alcide. Se uno riprende la mia vita, tutta la mia vita, vede che nei momenti fondamentali della mia esistenza io ho sempre ricordato Don Alcide in un modo sobrio, semplice, ma sempre. Il giorno della mia ordinazione, della mia prima messa a Civitella, il giorno della mia ordinazione episcopale qui nella cattedrale d'Arezzo, il giorno del mio ingresso a Fiesole come vescovo, e il giorno del mio 50° di sacerdozio. Io ho sempre ricordato questa figura, perché, della quale sento veramente il fascino, e che personalmente, intimamente, io sento come la figura di un santo.